Lo abbiamo preannunciato qualche istante fa, è un momento, giunto il momento di buone vibrazioni perché in nostra compagnia c'è Vanessa Calderisi, sassofonista e docente che ha portato nella provincia di Foggia il progetto Musica in Gioco che si realizza attraverso l'orchestra sociale che coinvolge tutti i ragazzi, in maniera particolare quelli con alcune specificità, ma ci parlerà appunto di questo progetto proprio Vanessa, che siamo felici di avere qui con noi stamattina. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie per divulgare questo progetto che è ancora sconosciuto in Puglia, in Italia. È un'orchestra sociale, questo progetto appunto che prevede la missione di questi ragazzi per il 70% affetti da fragilità e disabilità come DSA, ADHD, disturbi dell'apprendimento appunto. Sindrome di Down, varie insomma, disabilità, ecco, psichiche anche. Quindi questa orchestra non deve essere vista come un ghetto, ecco, come qualcosa solo destinata ai ragazzi fragili, ma è partita anche come progetto sociale di integrazione verso tutti quei ragazzi comunque disagiati da un punto di vista culturale e sociale. Perché, come ben sappiamo, insomma, nell'orchestra per partecipare a qualsiasi corso musicale c'è bisogno del materiale, almeno di uno strumento musicale, delle lezioni quindi da seguire, quindi tutto questo ha un costo. Quindi questa orchestra, questo progetto sperimentale didattico nasce appunto dalla voglia di donare strumenti musicali è una possibilità di integrazione a tutti quei ragazzi e come appunto ho detto affetti da diverse abilità. Magnifico. E Sì, qui in volevo, Puglia è dal sì. sì, volevo chiedere innanzitutto se, ecco, riusciamo a eliminare il riverbero, qual è la molla che l'ha spinta personalmente a questo e da quanto tempo? Allora, io mi sono avvicinata da pochissimo a questo progetto perché, come dicevo, ne sono venuta a contatto, a conoscenza da un paio d'anni. Essendo di Vieste del Gargano, insomma, sono paesi in cui, nonostante la sensibilità di enti locali, politici, scolastici, c'è ancora poca conoscenza riguardo a questa didattica sperimentale, perché si pensa che diciamo, la musica sia qualcosa solo per ragazzi normodotati o che comunque appartenenti a un ceto sociale medio-alto, che possa sostenere degli studi anche nel tempo. Partendo proprio da questa esigenza, da questo voler combattere questa idea abbastanza arcaica dal mio punto di vista, Certo. ho cercato insomma attraverso la mia formazione anche come docente di sostegno, di utilizzare la musica come mezzo di benessere, ecco, proprio di integrazione, di inclusione, per far star meglio questi ragazzi, per stare bene insieme, per formarli come cittadini e perché no, anche come musicisti un domani. Per cui, la voglia la mia, era proprio quella di dare una possibilità, ecco, nel mio piccolo, in un territorio dove non si sapeva assolutamente nulla di questa orchestra sociale come progetto di didattica. E durante una delle mie docenze su Foggia sono venuta, insomma, ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con docenti già formati su questa didattica sperimentale reticolare, che è fondata su un sistema argentino di un maestro famosissimo in Venezuela che è Abreu. Infatti, questo Sì, è metodo vero, didattico prende il è molto nome esatto proprio importante. da questo ex ministro della cultura in Venezuela, che in un trentennio ha raccolto 750.000 ragazzi selezionato, ovviamente tramite associazioni no profit, perché senza alcun sostentamento economico da parte di nessun ente, e quindi proprio con la voglia di fare del bene.
Bello, e molto. non solo di trasmettere un messaggio musicale, di formare dei ragazzi, dei musicisti, ma quindi proprio nasce questa sua didattica dalla voglia di dare una possibilità a tutti. Ovviamente questa all'interno delle scuole è dedicato ai ragazzi, a bambini e adolescenti, però Abreu in Venezuela ha creato delle orchestre che vanno dai 4 anni sino agli 80 anni, delle orchestre sociali dove si canta, si balla, anche a livelli medio-alti, perché comunque questo approccio è molto pratico. Diciamo che salta tutta quella che è la prassi teorica che conosciamo in Italia, che avviene nei conservatori, nelle scuole, dove c'è tutta la parte teorica iniziale. Quindi per avvicinare i ragazzi a questo senso, a questo senso estetico della musica, che è quello pratico, quello visivo, no? Che vede proprio in azione dei ragazzi che suonano a partire dalle prime ore, proprio perché appunto si formano dietro questi approcci, dietro questi studi fatti, per imitazione, ear training, insomma, è abbastanza articolata questa didattica sperimentale. Non vorrei neanche troppo entrare nel tecnicismo No, della no, no, questione. in effetti, la bellezza però del progetto ci arriva tutta, anche perché la musica, uno dei Bravo. suoi grandi pregi è proprio quello di conquistare i cuori e coinvolgere le persone. Emozionare anche, ecco, Esatto. emozionare. Ma poi a E far sì proposito che questi. di metodo è importantissimo quello che diceva, cioè noi siamo troppo legati, parlo ovviamente della nostra Italia, ma non solo, in Europa Della anche nostra altri cultura, paesi, certo. alla teoria, L'approccio al teorico. libro di grammatica in qualunque lingua, prima la Esatto. grammatica, e invece ci sono ben altri metodi anche in altri ambiti in cui si vede che prima facciamo e poi sappiamo cosa abbiamo Sì, è fatto. anche molto Sì. interessante il fatto che questo progetto arrivi dall'altra parte del mondo, Ah, no? bellissimo, infatti il mondo intero ne ha parlato con stupore e io fossi venezuelano direi, ma come vi permettete di considerarci, no? Inferiori, tra virgolette, perché se uno si stupisce tanto di certe cose. E poi invece la pratica appunto dà i suoi risultati. Vanessa ne è un esempio perché raccoglie questo testimone che arriva dal Venezuela in Puglia attraverso un grande interprete, un suo collega che è Andrea Gargiulo, che già da alcuni anni in Puglia porta avanti questo progetto di cui Vanessa se n'è fatta interprete per il territorio della provincia di Foggia. Per cui complimenti. Grazie, grazie. Sì, Andrea Gargiulo è stata una scoperta, è stato il mio mentore, mi sono ispirata. È tutto nato per caso attraverso dei video su YouTube, dove insomma cercavo appunto un approccio che mi permettesse di far avvicinare questi ragazzi proprio anche al sassofono, che è il mio strumento appunto. Ma essendo uno strumento complesso, cercavo un metodo, una scorciatoia per coinvolgere tutti questi ragazzi, e appunto con diverse abilità. E dicevo, come posso tradurre tecnicamente anche parlare di emissione di fiato oppure tenerli mezz'ora in una respirazione diaframmatica, cioè entrare proprio in quello che è la parte più complessa, quella proprio di insegnare uno strumento musicale, cominciare a praticarlo a partire proprio da un'impostazione facciale, come dire, fisica, un'impostazione corporea. Insomma, c'è tutto un approccio dietro e dicevo, vabbè, sarà impossibile. E mi sono imbattuta in questi video su YouTube e per caso io ho conosciuto Andrea Gargiulo, dove insomma ha fatto in questi anni, perché lui opera in Puglia dal 2010, con la sua associazione Musica in Gioco, che praticamente ormai è famosissima in tutta la provincia di Bari, perché lui è di Bari e quindi docente in conservatorio di Bari di pianoforte, e ha reso possibile, ecco, l'interazione con questa associazione. Come dicevo prima, sul Gargano, essendo proprio geograficamente un po' più disconnesso anche sulla questione della viabilità, è stato proprio più difficile far conoscere o portare le scolaresche, spostarle da un posto all'altro per
così per fare una passeggiata. Quindi se non si conosce proprio quello che è una realtà, come in questo caso, è anche difficile la sua divulgazione. Quindi noi docenti abbiamo proprio il dovere di andare alla ricerca, credo, di tutto quello che possa aiutare i nostri ragazzi, i nostri alunni. E questo. E quindi poi mi sono formata in maniera molto più approfondita, ho contattato Andrea, poiché insegno sul Foggia anche, e l'anno scorso ero su Vieste a fare questo progetto, questo esperimento. E mi sono formata proprio attraverso queste figure. In particolare voglio ringraziare la collega Lucy Petrucci, docente di pianoforte qui a Foggia, che sta operando benissimo, sta raccogliendo delle ammissioni e sta facendo istituendo proprio cori infantili e orchestre sociali in quasi tutte le scuole su Foggia e provincia. Quindi devo dire che ci sono un sacco di persone, di docenti, tutor che stanno facendo del bene. Questo ci tengo a dirlo perché davvero non sono associazioni no profit, come dicevo, progetti che ci servono solo per donare gli strumenti, però noi lo facciamo veramente a scopo sociale. E noi Sociale. siamo veramente felici di aver potuto ascoltare questa storia, di averla condivisa con tutto il nostro Rilanciata. pubblico che ci segue dal nord al sud Italia. E vi facciamo un grande applauso perché ve lo meritate. E quindi ecco, il lavoro che fate è prezioso, prezioso, utile. E ci auguriamo che sia questa l'occasione per funzionare da ulteriore cassa di risonanza, Sì, no? ma anche che persone come lei siano il fattore che in fondo fa crollare tutta questa intelaiatura che a volte le nostre istituzioni presentano, cioè con tanto personale eccezionale c'è la struttura che ingabbia troppo, questo abbiamo Esatto. capito della nostra Italia. Per cui Vanessa, È vero, questa va un po'. oltre che gli auguri di buon anno che è appena iniziato, ti facciamo tanti cari auguri per il tuo percorso professionale, perché tu sia, ecco, un seme che possa dare tanti frutti come i tuoi colleghi, a tanti ragazzi che hanno bisogno di docenti come voi. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie per avermi invitato e aver divulgato ancora una volta questo progetto che Ci tengo ritroveremo tanto a cuore sulle e ali della spero musica, di spero. ritrovarci magari proprio con i ragazzi, con una delle nostre orchestre Appunto. e rendere pubblica una delle nostre esibizioni, delle loro esibizioni. Goderci la vostra musica Molto ancora una volentieri. volta. Quindi questo non è un addio, ma un arrivederci. Un arrivederci, certo. Noi ti ringraziamo ancora per essere stata Grazie qui con noi. dell'invito. Diamo la linea. Grazie mille. Adesso restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo.